La guerra qui non colpisce solo le persone. Monte Morello, la Calvana, Prato Magno, non sono più luoghi dove andare a frescheggiare. Sono il rifugio di chi ha fatto una scelta di vita. Si farà scuola! No! Allora, primo! Comandante, non ho paura. Guarda che è normale avere paura. Normalissima. La guerra se la facciano fra di loro, gli imperialisti! Da dove vieni? Da giù, stanno arrivando i feriti. Chi è il comandante? No, come sai che siamo qui? Da oggi sarai la partigiana diretta. Perché le donne sono così. Resistenti. E non se ne può più di vedere i nostri figlioli e si sono tirati su con l'anima. Vede che sono lì, che gli hanno levato tutto, non hanno più nulla. Ho cominciato a fare anch'io la staffetta. Prima gli hanno messo le scritte sul negozio e non potevano entrare. Poi gli hanno messo la faccia, il braccio, poi non possono più entrare nelle scuole. Ma sono cose che uno non può credere. C'avevo i begli occhi azzurri pieni di vita. Non è vero, Gino non è morto. La gente li chiamava briganti. Ma non so briganti. Sono ribelli! La vita non si deve fermare perché c'è la guerra. Ti posso abbracciare, come facevo con mia mamma. Vieni qua. Voglio sapere come sta! Ma rischi troppo! Sei una testona! Teresa! Antonio! Si è liberato Firenze! Stanno tornando giù tutti! Lì c'è Pino, c'è Sugo, ci sono tutti! Siamo lì! E ora bisogna ricominciare. Ricominciare da capo. Da capo? L'è finita? Sì. Non si fa come loro. Perché noi siamo differenti. Thank you.